mi sono interessato dopo che ho letto appunto questi articoli e ho fatto degli studi per verificare anche a titolo dell'attività che svolgiamo come azienda quale potrebbe essere l'impatto, e sicuramente questa minore incidenza edificatoria che viene variata con questi strumenti che andranno ad essere adottati determinerà un minor valore imponibile ai fini dell'IMU, in quanto la legge prevede che il valore delle aree fabbricabili sia determinato su quello che è la potenzialità edificatoria che si realizza su un'area. Quindi sicuramente ai fini dell'IMU si avranno dei risvolti positivi per il contribuente, diciamo tra virgolette, visto che dall'altra parte viene diminuita la possibilità di edificare, con una minore imposizione. Alcuni studi hanno calcolato sulla base di queste riduzioni in circa 400.000 euro quello che dovrebbe essere la minore imposta che verrà pagata dai contribuenti sul Comune di Rimini, e ho ipotizzato anche che in base a come verrà determinata questa variante normativa e cartografica ci possono essere anche degli effetti sulla vecchia ICI, nel senso che l'articolo 15 del regolamento del Comune di Rimini prevede la possibilità di rimborsare dell'ICI pagata qualora ricorrano delle condizioni di inedificabilità delle aree, quindi al momento del pagamento queste aree erano fabbricabili, successivamente per una variante normativa sono diventate inedificabili. E questo potrebbe configurarsi anche nella variante che viene adottata in questo momento dal Comune, se ovviamente non sono state fatte attentamente le considerazioni giuste. È una situazione che potrebbe avere risvolti nel futuro, ma anche in merito a quanto accaduto negli anni passati, quindi diciamo che l'impatto potrebbe essere superiore a quei 400.000 euro stimati. Probabilmente sì, perché poi si tratterà di vedere, diciamo la normativa del regolamento parla di aree inedificabili, si tratta poi di vedere queste modifiche normative che ovviamente oggi poco conosciamo se non per quello che è stato pubblicato sui giornali, che impatto e come vengono realizzate per poi dopo determinare eventualmente la possibilità di avere un rimborso sull'ICI. Diciamo che poi questi, non so come il Comune abbia determinato queste 400.000 euro, dovrà tener conto anche che poi la riduzione di questi indici può avere un effetto anche sul restante mercato delle aree, quindi potrebbe anche essere una cifra più grande di 400.000. È evidente che se al Comune vengono a mancare questi soldi, poi da qualche altra parte li deve andare a prendere, insomma, quindi La coperta è corta. Esatto, è una situazione un po' complessa e delicata che ovviamente va analizzata con delle informazioni maggiori, e diciamo per quello che in questo momento si può conoscere è sicuramente un'operazione complessa. Insomma. Tra l'altro, insomma, leggevamo questa mattina, adesso non è il tema specifico, ma sui giornali si parlava anche di un calo già quest'anno, ma poi anche in previsione rispetto a questa minore edificabilità, ad esempio degli oneri di urbanizzazione che vanno a diminuire, insomma si parla di diversi milioni di euro, quindi insomma questa copertina davvero da dove la si tira con difficoltà. È ovvio che diminuendo la potenzialità edificatoria anche gli oneri urbanistici diminuiscono, ma diminuiscono anche per il fatto che poi il mercato immobiliare è in una crisi importante, quindi si costruisce di meno e si modifica di meno, e questo incide anche sugli oneri di urbanizzazione che sono da pagare al Comune.